Un saluto a tutti i nostri telespettatori e benvenuti all'ospite della domenica, il nuovo format di Canale 8 che ogni domenica punterà i riflettori su un personaggio di spessore, un artista della nostra terra, quindi della Sicilia. Oggi sotto i nostri riflettori abbiamo Tony Lococo, uno chef di cui la propria passione è diventata un vero e proprio lavoro che lo ha portato ad avere tantissimi successi. Parto subito col chiederti cosa è successo a Milano, visto, sappiamo proprio che hai vinto questa ambita stella Michelin. Sì, proprio una vittoria non è, insomma, è un premio che la Michelin, insomma, dopo tante ispezioni, dopo tenendoti sotto occhio diversi anni, ti stella, insomma, nella loro guida. La Michelin è una guida internazionale, no? delle più famose, insomma, delle più valide. E niente, un giorno hanno chiamato al ristorante, hanno parlato con mia moglie, che mi segue in questo lavoro, e niente, Lovinovic, che è l'ispettore nazionale della Michelin, ha detto se potevamo andare a Milano, al Savoia, il giorno 4, per così, punto. Non ha detto che eravamo stati premiati o meno, insomma, ci ha detto soltanto questo. Qual era la tua sensazione, però? Ma la mia sensazione era, sai, sono la Michelin, non ti dice mai, sai, hai vinto o vieni qua per ritirare. Lui ci ha detto questa, ha detto di presentarsi, però tu non hai la certezza di avere conseguito la stella nella loro guida. E quindi, insomma, parti anche con dei dubbi, non sai se in realtà sei stellato o no, dico. Arrivati al Savoia, insomma, dico, c'eravamo 28 chef di tutta Italia, di cui 26 prendevano la prima stella per la prima volta e due venivano bistellati, cioè due stelle Michelin, che la Michelin funziona 1, 2 o 3 stelle Michelin. Niente, insomma, trovarsi là poi con i vari Andrea Berton, insomma, Baronetto, insomma, gente di un calibro molto importante nella ristorazione nazionale, e trovarsi là in questa stanza, insomma, ci hanno offerto un caffè mattiniero, e poi, insomma, poi ci hanno portati in un'altra stanza, ci hanno fatto trovare delle giacche messe sul tavolo, ognuno aveva un numero, aprendo lo scatolo, insomma, c'era la giacca con il nome del ristorante e il nome mio, ecco, la stelletta, insomma, messa là. Dico, emozione, insomma, gioia, perché dico, la Michelin per un cuoco che fa un certo tipo di ristorazione è la massima espressione che possa arrivare, è riconosciuta a livello mondiale. Quale pensi sia stato il valore aggiunto che ti ha portato a questa vittoria, a questo raggiungimento? Passione, impegno, rigore. Noi tutti i giorni, insomma, siamo là in prima linea, io con mia moglie che mi segue, perché dico, la vittoria della stella, la prima stella che va alla cucina, devo dire che c'è anche un buon merito da parte di mia moglie che è in sala. È stata... A riguardo, quanto è stata importante la figura di sua moglie nella realizzazione di questo progetto? Ma io sono sempre convinto, al di là di quello che possa essere l'importanza dello chef o meno, tutto viene, penso che è un 50 e 50, 50 di merito alla cucina e 50 alla sala. Questo è in generale, secondo me, perché puoi fare il miglior piatto del mondo, la migliore materia prima del mondo, ma se a tavola non viene spiegato secondo i criteri dello chef, secondo anche a volte come deve essere anche mangiato un piatto, perché allora se non hai la sala che ti supporta, il piatto arriva a metà al cliente. Questo, secondo me, è 50-50 è stato. Certamente, ma cerchiamo di andare un attimino più a fondo. Da che cosa è nata la tua passione? Ma la mia passione nasce da piccolo. Io sono un cuoco autodidatta, non ho mai frequentato, oltrepassato cucina di ristoranti importanti, stellati. Io da piccolo, insomma, stavo un po' a casa quando mia madre cucinava, con mia nonna, insomma, noi siamo una famiglia di origine palermitana e quando si cucinava per le feste, insomma, si abbondava, si un po' esagerava. Quindi, insomma, io da piccolo mi
ricordo che avevo questa attrazione nei fuochi, a stare là vicino per capire, insomma, per tutto. Poi penso che tutto ti nasce da dentro, senti questa passione che ti prende. Ho avuto la fortuna di aprire un primo locale, mi hanno dato l'opportunità di aprire un primo locale, da là iniziai a fare il cuoco professionista, da 15 anni non sono mai più uscito dalla cucina. La tua famiglia ti ha supportato a riguardo? Ma la mia famiglia di mia moglie, loro sono dei pasticceri famosi, insomma, di Bagheria, hanno una pasticceria Don Gino. E quindi, insomma, loro sono stati sempre vicini. Mia mamma mi ha sempre supportato perché lei è quella che è l'inizio dei miei piatti. Cioè, ogni piatto che io vado a fare in ristorante è sempre una memoria, un ricordo che lei mi ha impartito quando ero piccolino. Quindi i miei piatti vengono dalla sua cucina originale, quella casalinga. Una domanda un po' più scomoda. Chi è più bravo ai fornelli, tu o tua mamma? Ma io devo dire una cosa, come tutti noi siciliani, chiunque a casa, bene o male, ha una mamma, una nonna, una zia che sa cucinare. Sono due interpretazioni diverse. Io penso che la pasta, i primi che fa mia madre, ma anche gli antipasti che fa mia madre, sono sempre eccellenti. Ovviamente la cucina di ristorante è totalmente diversa. Dico, per me io posso fare la migliore caponata, ma la caponata della mamma, che possa essere mia mamma, che possa essere la mamma di ognuno di noi, dico, è imbattibile. La cucina delle nostre nonne e mamme siciliane, questa è imbattibile. Noi facciamo una rivisitazione dei loro piatti con le tecnologie che oggi ci hanno, che abbiamo l'opportunità di sfruttare in cucina, e quindi i piatti vengono un po' più elaborati, ma non perché le nostre mamme non erano in grado, comunque perché non avevano le attrezzature. Quindi, insomma, un piatto magari viene, una melanzana viene cotta con la sua giusta cottura, perché in cucina ci sono dei termostati, ci sono dei termometri che misurano l'acidità dell'olio. Quindi, insomma, è un po' migliorativa la nostra, ma la cucina delle mamme non è, secondo me, imbattibile. Mentre tra te e tua moglie vi è competizione ai fornelli, oppure è solamente un'unione che vuole raggiungere l'obiettivo di portare a tavola un piatto veramente esigente? No, devo dire competizione no, non c'è, perché dico, mia moglie è molto brava in sala, cucina forse un po' meno, quindi competizione questo non ce l'abbiamo. Però c'è collaborazione, collaborazione, forse anche un po' di competizione durante le ore lavorative, perché lei vuole sempre ottenere e fare il massimo nel suo lavoro. Io nel mio punto, insomma, nella cucina cerco di dare sempre quello che possa essere il massimo del piatto, delle cotture, di quello che ho a disposizione per dare al cliente. Quindi la competizione nasce nel mondo del lavoro, ma non in cucina. No, cucina no, non c'è competizione. Vado a chiedere qualcosa che può interessare ai nostri telespettatori. Ma qual è la giornata tipo di uno chef? Beh, la giornata tipo. Uno chef, per raggiungere certi obiettivi e certi risultati, la giornata passa dalle 15 alle 16 ore di lavoro al giorno. Sembra, diciamo, esagerato, no. Si inizia la mattina con l'approvvigionamento delle materie prime, quindi, insomma, la mia cucina è una cucina del territorio. Cioè, io prendo un pomodoro di Bagheria, una triglia di Aspra, un finocchietto di montagna di Montecane, insomma, questa è la cucina che faccio io. Quindi tutto il giorno, la mattina iniziando, dopo che finisco di fare il papà, che vado a lasciare i miei figli a scuola, mi dedico a quello che è l'approvvigionamento delle materie prime, quindi andare a comprare il pesce, aspettare il pescatore che ti porta magari quelle 2-3 chili di triglie, il polipo, andare dal contadino, fornirsi, insomma, della migliore, andare dal fornitore del carneziere, che comunque ha la stessa passione tua, perché non è un risultato solo di uno chef, secondo me, quando si raggiungono degli obiettivi. C'è anche dietro uno staff, che possa essere il pescatore, il contadino, il macellaio che ti dà la migliore carne, il pescatore che ti dà il miglior pesce, perché questa collaborazione fa sì che i piatti sono dei grandi piatti. Proprio a riguardo, quanto ti caratterizza e quanto peso ha per te la terra dove vivi, quindi la Sicilia? Allora, io devo dire, secondo me, la Sicilia è una delle isole
più belli al mondo. Ho girato un poco e la Sicilia è un'isola bellissima. Purtroppo il siciliano, noi siciliani, non, tendiamo a non accorgerci di questo, perché cerchiamo sempre di sminuire o distruggere tutto quello che possa essere bello della nostra terra. Io penso che l'Italia è uno dei paesi, insomma, dove oggi si mangia meglio al mondo. La Sicilia è una terra che ti dà delle materie prime eccezionali. Riesci a trovare una fasola badda, una cipolla giarratana, una grande triglia, un gran pomodoro, e da queste materie comunque povere riuscire a fare un grande piatto. La Sicilia è un'isola dove difficilmente riesci a cucinare male per uno chef professionista, perché con la materia prima, con una melanzana, con un pomodoro si fanno grandi piatti. Indubbiamente la Sicilia è una terra fertile dal punto di vista di genuinità, ma quanto è importante invece la presentazione di un piatto? Devo dire, allora, la presentazione di un piatto è, secondo me, fondamentale, perché uno chef che cucina, che fa territorio e comunque cerca di esprimere sapori, il massimo del sapore. E ovviamente la presentazione è un tassello in più che ti aiuta, perché visivamente non appena arriva il cliente a tavola, seguendo delle geometrie sul piatto, sull'impiatto, sulla salsa, da già il mangiare, insomma, si mangia anche con gli occhi, quindi insomma penso che l'impiatto, la presentazione del piatto è essenziale, è base, insomma, per la presentazione di un piatto. Invece, qual è il tocco in più che può conquistare il palato più esigente? Ma il tocco in più che puoi sentire il padre. Ma io dico, siamo sempre là. Io penso che sono le materie prime, la memoria che esprimi tu in un piatto, e con le nostre materie prime anche fare mangiare una pasta con l'anciova, un piatto nostro che è stato anche citato sull'Espresso da Enzo Vizzari, che è un giornalista enogastronomico, uno dei più importanti italiani, che mangiò il nostro raviolo all'anciova liquida. Fare mangiare un'anciova, una pasta con l'anciova a un nostro compaesano, e farla mangiare a un francese, facendogli capire cosa noi mangiavamo, insomma, i tuoi gusti, quelli che sono i nostri gusti, penso questo che è il tocco finale per far capire qual è la nostra provenienza del cibo. E quindi sempre la memoria, insomma, viene in prima linea. Qual è il ruolo più importante, quello dello chef o dello staff? I due riescono ad unirsi oppure vi è, come in alcuni programmi televisivi, uno chef antagonista e uno staff che subisce? Come funziona da te? No. Devo dire, la televisione è televisione, dobbiamo essere, insomma, i programmi televisivi sono fatti ad hoc, insomma, sono studiati per fare audience, e la cucina vera di un ristorante è tutt'altra cosa. Non ci sono questi antagonismi, c'è soltanto una collaborazione fra te, fra il tuo sous chef, fra i tuoi capi partita, gente che passa tantissime ore dentro una cucina, e hanno la stessa passione, lo vedi nei loro occhi, nel presentare un piatto. Quando gli spieghi un piatto come farla, noti la stessa passione che hai tu in loro. E quindi c'è una grande collaborazione assieme fra di noi. Non c'è, certo, i momenti di tensione, momenti un po' di nervosismo, questo capitano, penso, in tutti i lavori, ma non si tira mai il piatto, non c'è mai il buttare fuori uno, dico, questo non avviene mai. Anzi, uno chef deve essere là a capire se un ragazzo ha bisogno dell'essere rimproverato, o comunque essere preso in maniera magari un po' più dolce, perché poi ognuno ha il suo carattere in cucina, il suo punto di pensare, quindi non puoi arrivare là e là, non c'è una telecamera in televisione, c'è gente che vuole fare bene per i clienti che sono seduti a tavola, insomma, c'è tanta passione e tanto amore fra di noi. Diventa una squadra dove tu sei il capitano che dirigi un po', forse l'allenatore, non più che il Quindi vi è capitano. una sorta di leadership. C'è una leadership e c'è anche un rigore, non dico militare, ma c'è un rigore, che c'è il sous chef, poi c'è il capo partita, poi c'è il comì, quindi ognuno ha i suoi ruoli, ognuno deve fare il suo ruolo. Certo, se lo sous chef vede un ragazzo in difficoltà, non è che ci vada ad urlare, o io vado là ad urlare: ah, ma che fai, vai di qua là. Cerco di aiutarlo in modo comunque alla fine che il servizio vada bene, in modo che il cliente comunque poi rimanga contento.
Invece una domanda particolare, cosa pensi invece di questi talent show come MasterChef? Ma guarda, io poco fa l'ho appena detto, ci sono gli showman televisivi e ci sono i cuochi, quelli che stanno in cucina. Io non penso che sia uno meglio o l'altro peggio. La televisione è televisione, quindi deve fare audience, deve fare un po' sembrare quello che non è, in modo che la gente si metta dietro lo schermo e capisce, insomma, ah, ma la cucina qua. Il cucinare, lo stare in cucina e fare trasformazione di materie prime è tutt'altra cosa. Io ho fatto dei programmi televisivi, anche importanti, e in 12 minuti, credetemi, non si può fare un piatto. Dico, questa è la mia esperienza che ho avuto. In 12 minuti forse puoi fare una cottura. Dietro un piatto ci sono 5, 6, a volte 8 passaggi diversi, cotture a volte lunghissime, ci sono dei piatti che ci sono 48 ore di cottura, quindi poi presenti in televisione come per magia, piatto pronto, metti là. Io non mi preferisco non fare il cuoco showman televisivo, ma fare il cuoco dietro le quinte in cucina, e in Italia ce ne sono veramente bravi. Pochi chef veramente bravi, secondo me, fanno televisione. Boh, questo è un mio punto di vista, però, insomma. Ci spostiamo un attimino in cucina. Cosa non deve assolutamente mancare in una cucina professionale? Allora, dico, materia prima eccellente è quella sempre. Attrezzature, perché comunque l'attrezzatura ti serve a far sì che riesci a diversificare una cottura rispetto a un'altra cottura. Insomma, dico, anche una padella che comunque sia un'antiaderente con una padella normale, se devi scottare, se devi fare una cottura più lunga, hai bisogno di quello che possa essere la tecnologia che oggi in cucina c'è. Le materie prime, poi l'armonia di stare tutte assieme, perché dico, arrivare in una cucina dove che comunque ognuno è un po' per sé, ognuno ha un po' le sue cose, dico, questo al cliente si trasmette. Quindi l'armonia e l'allegria di stare sempre tutti assieme, questo al cliente arriva. Sembra, a volte uno pensa, ma sai, se uno è arrabbiato il cliente riesce a sentire il piatto che è arrabbiato. No, comunque secondo me in alcuni piatti, quando uno non è sereno, non la trasmette al cliente, riesce a percepire. Questa è una sensazione che ho avuto, e che comunque il cliente gourmet, che è quello, insomma, un po' più attento nei dettagli, riesce a sentire. Ritornando a quella che è stato il tuo raggiungimento dell'ambita stella Michelin, prima avevo sentito qualche nome importante della cucina italiana, ma per te qual è il tuo chef di riferimento da quando hai riscontrato questa passione per la cucina? Allora, dire nomi, io ne potrei citare 100.000. Io penso che ogni chef di quelli importanti, ne cito qualcuno, da Massimiliano Alaimo a Chicco e Bobo Cerea, Bottura, insomma, poi scendendo un po', Gennarino Esposito, Don Alfonso Iaccarino. In Sicilia ci sono due o tre grandi chef: Pino Cuttaia, Ciccio Sultano, insomma, sono dei grandi nomi. Penso che ognuno è grande perché ognuno esprime un proprio territorio. Cioè, se tu vai ad Aialaimo, a Rubano, a Padova, loro sono 3 stelle Michelin, Massimiliano, che è lo chef di questo locale, esprime il suo territorio ed è grande perché in quel territorio lui riesce a dare il massimo. Scendendo più giù, ognuno ha la sua propria impostazione. Non, secondo me non c'è meglio o peggio, c'è ognuno che esprime il suo territorio, e quando arrivano i riconoscimenti è perché, secondo me, tu hai espresso meglio un territorio rispetto a qualche altro. Questa è la differenza fra i grandi nomi. Quindi, insomma, penso di chef che mi piacciono molto, insomma, dico Massimiliano Alaimo per la sua semplicità, per le sue cose, ma in Italia ce ne sono, dico, tanti, insomma. In Sicilia poi ne abbiamo altrettanto, perché la Sicilia sta incominciando a crescere per via di gente che ci crede sul territorio, gente che crede che alla fine, per tutto quello che si possa dire, ah, ma sa, la Sicilia ha delle problematiche, però c'è gente come me, come noi, come tanti altri che ci credono, e questo secondo me deve essere un esempio che la gente deve cominciare a prendere, non sempre uno leccarsi le ferite pensando, ah, ma sai, in Sicilia. No, se uno vuole, i risultati li riesce ad ottenere. A proposito degli aiuti, esistono nello Stato italiano delle sovvenzioni che aiutano proprio il settore culinario? No, dico, non, com,
niente, non c'è nessuna associazione, non c'è. Noi abbiamo un'associazione che è le Soste di Ulisse, che devo dire che in Sicilia è da 10 anni, forse più, che sul territorio è una promozione dei migliori ristoranti siciliani, alberghi e cantine. Ma è un'associazione finanziata da noi, non c'è nessun ente statale o parastatale che ci ha mai finanziato qualcosa. È gente che ha la stessa passione come ce l'ho io, ci siamo riuniti assieme. E io sono entrato magari in una seconda fase, loro ci hanno creduto prima di me e quindi si autogestiscono loro. Ma non c'è nessuna sovvenzione statale, parastatale, regionale che possa essere che finanzia l'alta cucina. Qui in Sicilia sono tanti i ragazzi che hanno proprio questa passione per la cucina e vogliono intraprendere questo percorso. Quale consiglio vuoi dare loro? Ma guarda, io penso di essere un esempio di una persona autodidatta che non ha mai frequentato scuole o cucine importanti, dove che ha messo cuore e anima nel proprio lavoro ed è riuscita a ottenere dei risultati. Quindi io dico a tutti i giovani che vogliono intraprendere questo lavoro, cioè la strada è lunga ed è dura. Però perché non crederci? Perché non poter dire, vabbè, io ci voglio provare, insomma, a riuscire ad emergere in questo mondo? E deve essere disposto a fare sacrifici, a stare 15 ore di lavoro al giorno, a mettere da parte un po' la tua famiglia, i tuoi figli, la mamma, la nonna, perché ti impegna così tanto la ristorazione che purtroppo devi un po' mettere da parte quelle che sono magari gli affetti un po' Quindi personali. si devono fare delle scelte. Sono delle scelte importanti che tu devi fare, è una scelta importante per te, per tua moglie, per i miei figli, perché mio figlio Turi, i miei figli, insomma, dico a volte, sai, si lamentano, ma papà, ma tu non ci sei mai a casa, sei sempre fuori e parti e scendi, insomma, ci lasci sempre da solo. Però poi ho visto nei loro occhi quando hanno sentito. Perché vivono, i miei figli vivono di ristorazione, vivono in questo mondo, insomma, sanno chi sono i grandi chef italiani, sanno chi sono i miei amici di papà e quindi, insomma, vivono tutti i giorni, insomma, la realtà ristorativa. La felicità di mio figlio quando ho sentito che avevo vinto la Stella Michelin era tanta. E là ho visto poi mio figlio che ha apprezzato i sacrifici che anche lui ha fatto, perché a volte dietro uno chef ci sono sacrifici che fanno anche i figli. Che lui ha fatto, anche per lui questa stella, insomma, è stato un riconoscimento per i sacrifici che fanno i Quali miei sono figli, le insomma. condizioni e il modo in cui, attraverso cui un ragazzo che ha la passione proprio per la cucina può iniziare? Qual è il primo passo? Allora, io penso che il primo passo, innanzitutto dico, la scuola è importante perché bisogna comunque farsi l'iter di studi. Dopodiché io consiglio sempre a tutti di fare degli stage in ristoranti importanti. Consiglio chi vuole fare arrivare ad alti livelli, mette da parte la parte da eliminare all'inizio il ricompenso economico. Perché se vuoi diventare un grande chef devi stare nelle grandi cucine e le grandi cucine non ti danno un grande riscontro. Però poi col tempo questo viene pagato, quindi iniziare dagli stage nei ristoranti importanti locali, poi man mano prendersi una bella valigia e farsi un giro in Italia per capire cosa fanno i grandi della ristorazione italiana. E perché no, farsi anche un giro all'estero è importante, insomma, tappe come la Francia, come la Spagna, come l'Inghilterra stesso, insomma, andare a lavorare però sempre nei posti importanti, dove che economicamente ti possono dare un po' meno, però fai una scuola, ti fai un bagaglio culturale in questo lavoro, non indifferente. E poi, insomma, iniziare il tuo percorso, perché poi quando uno è bravo e comunque sai fare il tuo lavoro, poi le ricompense arrivano, anche ai giovani stessi vengono comunque poi ripagati per il tempo che passano nelle cucine. A proposito, in quale paese riconosci i maggiori doti culinarie? Ma Oltre alla Sicilia, ovviamente. guarda, ci sono delle città che sì, esempio quest'anno la Toscana sono arrivati più di 8 o 9 stelle, insomma, tutte assieme. Ci sono posti in Italia che comunque vantano una grande ristorazione, c'è la Costiera Amalfitana che c'è una bella ristorazione, comunque ci sono grandi chef in quella zona, e poi andando ad Alba, in Piemonte, insomma, nel Veneto ci sono due o tre nomi importanti, nella zona di Senigallia ci sono
Moreno Cedroni, Oliassi che fanno una grande cucina. Andando all'estero, secondo me, la città che ha creduto più nella ristorazione e che ha fatto un turismo enogastronomico, quella è Copenaghen. Copenaghen è riuscita ad aggruppare degli chef mettendosi un po', non d'accordo, però facendo gruppo, facendo sistema, sono riuscita a diventare una delle città più stellate che c'è nel firmamento europeo, dove chi hanno preso uno dei chef più in punta l'hanno messo davanti e lui è diventato per un paio d'anni il migliore chef al mondo, ma gli altri, facendo sistema, hanno visto beneficio della sua, del suo, dei suoi riconoscimenti ottenuti. Perché se fai sistema, allora in questo lavoro non è pensare, ah, io faccio per me, sono lo stellato, mi faccio il mio lavoro, no. E là è quel momento che uno deve aprire le porte della propria cucina per fare sistema con gli altri colleghi, in modo che facendo sistema tu riesci ad attirare un gruppo di persone. Questo lo facciamo noi nelle soste. Nelle soste, insomma, siamo tutti chef e ristoratori siciliani. Alta ristorazione, dove che facendo sistema e facendo gruppo assieme, noi cerchiamo di attirare più turismo possibile. Comunque il turista, venendo in Sicilia, se si trova a Ragusa, mangia da un collega e vede il coupon delle soste di Ulisse e magari deve fare la capatina a Palermo, passa dai pupi, passa dagli altri ristoranti, ai colleghi, e questo è un turismo enogastronomico, che è una fetta molto importante. Ad esempio, le istituzioni dovrebbero credere in questo. Non dico sovvenzionando, insomma, i ristoranti, ma dando forza, dando le possibilità a chi fa ristorazione, alta ristorazione, che è quella che ti porta il gourmet importante, che viene a mangiare da te, che poi va a dormire in albergo, che poi va nel museo, che poi gira un po', 2 o 3 giorni li fa nella tua precedenza. Là le amministrazioni dovrebbero dare le opportunità ai turisti di potersi muovere in maniera più agiata. Questo secondo me è quello che dovrebbero fare. Adesso vorrei passare a qualche domanda un po' più particolare. Ad esempio, una domanda sul cibo afrodisiaco, ma tu l'hai mai cucinato? Funziona? Ma cibo afrodisiaco, no, io non penso che ci siano dei cibi che siano. Io penso che uno chef riesce a fare emozionare una persona, ma attraverso non degli ingredienti particolari, ma attraverso, insomma, un piatto eseguito ed elaborato in maniera eccellente. Questo sì, su questo sì, tu riesci ad emozionare e trasmettere tue emozioni al cliente. Il fatto del cibo afrodisiaco, no, penso che non sia, no, siano tutte dicerie, insomma. Poi ci sono degli esperti, perché poi ognuno conferma, poi chi smentisce. Però secondo me uno chef deve essere, quando riesce a fare emozionare un cliente, allora secondo me questo è un piatto afrodisiaco. E altre cose, insomma, io non le conosco. In che modo un cliente ti ha dato maggiori soddisfazioni? Ma il cliente che ti dà maggiori soddisfazioni è quello che ti ritorna. Il cliente che va via da te, che ti fa i complimenti, che comunque ti dice che è stato bene e che comunque poi ritorna. Questo secondo me è il massimo della felicità, al di là della parte economica, perché chi fa questo tipo di cucina più che un venale deve essere un passionale, perché se devi quantificare le ore passate in cucina non so quanto basterebbe. Però secondo me è molto gratificante quando il cliente va via e che ti fa i complimenti e poi lo vedi ritornare. Questo, insomma, è molto gratificante. Invece un'altra domanda particolare, cosa pensi della cucina vegana o persino della cucina vegetariana o persino vegana? Ma c'era una battuta che diceva: uccidi un vegano per fare felice una pianta. No, io penso, dico, ognuno ha il proprio. Ci sono sempre anche in Italia dei grandissimi chef che fanno della cucina vegetariana, hanno preso anche dei grossi riconoscimenti. Lehmann, ne cito uno, il Gioia, penso, lui sia a Milano, ha un ristorante stellato Michelin con solo cucina vegetariana. No, io penso che comunque, al di là di tutto, no, tu chef devi essere sempre pronto anche a fare dei piatti vegani e anche i piatti vegetariani. Perché comunque durante l'arco della tua carriera ti arriva sempre il vegano, ti arriva sempre il vegetariano. Oggi, maggior ragione, arrivano delle persone con intolleranze particolari, chi meno, chi più gravi. Quindi i tuoi piatti devono essere pronti anche ad ospitare questi
queste persone di qua, una persona che comunque dico, non ama mangiare il pesce, non ama mangiare la carne, ma ama mangiare una cucina vegetariana. E devo dire che in Sicilia anche qua ci sono dei grandi piatti che si possono fare senza vegetariani. Ne cito qualcuno, la caponata, il canazzo, insomma, ci sono dei piatti che comunque sono per indole vegetariana. Tu che hai a che fare con il cibo, mi dicevi prima per circa 16 ore al giorno, qual è l'alimentazione sana, la dieta mediterranea che una persona può adottare? Ecco, là potremmo stare, insomma, potremmo stare ora a parlarne, perché insomma io su questo ci sto molto attento, partire dalle farine, partire dalle materie prime, perché io devo usare una farina? Oggi il 90% delle farine che noi troviamo in commercio, nei panefici, sono tutte farine che vengono dall'Ucraina, dal Canada, così anche le paste, perché io devo usare una farina bianca, sbiancata chimicamente? Perché io non posso usare le mie farine? Cioè, nel mio ristorante io uso soltanto dei grani autoctoni siciliani, dalla Perciasacchia, la Russella, la Tumminia, la Biancolilla. Sono dei grani antichi dove che alcuni coltivatori e dei mugnai hanno cominciato a credere in questo progetto e io come chef e qualche altro chef, qualche altro collega ha preso a cuore. E oggi noi panifichiamo, facciamo le paste di grano duro solo con i grani siciliani. Io non voglio dare discriminazione agli altri a dire no, però se uno si informa e riesce a capire che noi eravamo il granaio del mondo, la Sicilia è il granaio del mondo, e adesso noi importiamo grani, importiamo ceci, importiamo fagioli dal resto del mondo. Allora là, se noi ci incominciamo a guardare nell'orto vicino, vediamo che abbiamo una fagiola nostrana eccezionale, andare dal fruttivendolo, dal nostro bottegaio e chiedere la provenienza delle lenticchie, chiedere la provenienza del grano, chiedere la provenienza della fagiola. Là è l'attenzione alla materia prima. E là è rispetto anche alla propria salute. Oggi la gente spende poco nel mangiare per ammalarsi, per poi curarsi. È qualcosa di strano, però se noi facciamo un po' di attenzione nell'acquisto delle materie prime, allora là potremmo noi evitare di ammalarci un po' meno, perché credimi, nell'ambito del food mondiale oggi ci sono delle situazioni un pochettino, un po' non chiare. Allora incominciare a informare la massaia che sa fare la migliore pasta dei fagioli. Chiedere al proprio fruttivendolo, ma questo fagiolo da dove arriva? Là è la salute del nostro cibo. Stare attenti a quello che noi mettiamo sotto i denti. Ecco il lavoro che faccio anche io tutti i giorni, è selezionare materie prime comunque nel nostro territorio. Questo, insomma, dico, è importante. Quando una famiglia va a fare la spesa, cosa è che deve guardare? Quali sono i passi più importanti per portare a casa comunque sia qualcosa che non decada solamente a causa del prezzo? Perché in un momento di crisi come quello che sta vivendo l'Italia, molte famiglie puntano maggiormente su un prezzo basso che su una qualità alta. Quindi cosa si deve guardare? Dico, forse sarò ripetitivo, insomma, innanzitutto quando vai allo scaffale, vai a vedere, prendi il pacco di ceci, lo giri, provenienza, da dove arrivano questi ceci? Questo secondo me è importante, uno per l'economia nostra, perché fare lavorare il tuo compaesano è fare circolare l'economia nel tuo paese. Due, lavorare con un prodotto a chilometro zero, oggi se ne parla tanto, chilometro zero, fa sì che hai un prodotto, secondo me, di grande qualità. Grande qualità perché ancora qua da noi c'è gente che crede nel territorio. Quindi le massaie che vanno a fare la spesa comprano il pacco di pasta, vediamo da dove arriva questa pasta. È una pasta italiana, è una pasta fatta europea, da dove arriva? Quindi un po' più di attenzione nello scaffale. Magari non guardare solo il prezzo, perché bello è compri un pacco di pasta a 50 centesimi, a 30 centesimi, ma quella pasta. Ma da dove arriva? Ma chi la produce? E questo è importante perché quello poi arriverà a tuo figlio. Quindi la cultura gastronomica è anche in questo. Quando si va al supermercato bisogna guardare tutte le etichette. Questo è importante. È giunta da poco la notizia di una crisi nera che ha colpito il pastificio Tomasello. Sei al corrente della notizia?
Allora, conosco la famiglia, conosco, questa è una notizia che mi rattrista moltissimo. Conosco la famiglia, ho lavorato con le loro paste, poi per scelta mia ho deciso di fare produzione mia delle paste, sia lo spaghetto di grano duro, sia le paste fresche, insomma, le produco personalmente io. La notizia è una notizia che dà fastidio e dà rabbia perché una bella realtà adesso si trova ad avere a che fare con il periodo che non è un bel periodo. Questo penso che ci deve far riflettere a tutti. Cioè, fa riflettere a tutti perché quando si vanno nei ipermercati, se uno compra un prodotto siciliano, dai una mano a uno che non solo ha un proprietario che è messo là, ma 80, 100 famiglie che stanno dietro questo indotto. E non solo, andare avanti con il nostro Made in Sicily, dico, è la cosa secondo me più bella, perché credetemi, quando si esce fuori, quando io vado fuori a cucinare, anche all'estero, quando arriva la Sicilia è come se arrivasse il sole, è come se arrivasse insomma uno che comunque con le materie prime ha una confidenza, un rapporto diverso. Questa notizia che a me mi dà triste, spero che comunque anche per i loro operai si trova la soluzione migliore, ora non so quale possa essere, però questa è una delle cose, questa notizia degli ultimi giorni è una notizia che mi rattrista molto. Spero bene per tutto l'indotto che lavora dietro questa grandissima azienda, fra l'altro storica, più di 100 anni se non ho letto male. Comunque speriamo le cose si mettono bene. Una tua considerazione su quella che è l'alimentazione biologica? L'alimentazione biologica, anche là c'è una grande parentesi da aprire. Cioè, biologico è uno che passa la vita in campagna. Oggi i giovani nessuno vuole più fare questo. Io penso che, una piccola parentesi, che la ripresa nostra può essere facendo un passo indietro, cioè nel senso che se si ritorna di nuovo a lavorare in campagna, se i giovani di nuovo cominciano a riprendere a coltivare la terra, comunque a fare dei prodotti come si faceva una volta, negli anni 50, 60, in Italia si mangiava bene, si mangiava genuino, perché c'era chi coltivava la terra, chi stava là, questo si è abbandonato tutto. La ripresa può essere solo se il giovane comincia a capire che non c'è più l'opportunità del posto fisso, ma c'è come si dice noi in siciliano, sbrazzarsi e andare in campagna, andare a coltivare, andare a cercarsi veramente il lavoro. Là hai due cose. Uno, comunque produci e fai sì che le terre non vengano abbandonate, ce n'è tante in Sicilia. E poi dico, fanno una cortesia al ristoratore, cioè vuoi mettere, e quando uno mi dice, ah, ma sai, non c'è lavoro, mi fai lavorare. Se noi guardiamo in famiglia, bene o male, qualcuno ha uno zio, un cugino che ha una terra abbandonata. Mettersi d'accordo, inizia dalla terra, inizia a coltivare. Se non me lo compro io, che comunque dico io sono propenso a comprare, o comunque la massaia, o comunque insomma chi ha più attenzione a comprare prodotti biologici, se non è lui che se lo compra, ma almeno tutto lo puoi mangiare tu. Comunque di fame non ci muori coltivando la terra. Penso che il tornare indietro possa essere un passo avanti per il futuro. Prima di giungere al termine di questo format, visto la giornata di oggi, che è domenica, volevo un attimino che lasciassi i nostri telespettatori con una ricetta proprio per la domenica. Un piatto mio famoso era, famoso è il raviolo all'ancio liquida. Un piatto che mi lega alla tradizione. Noi l'abbiamo rivisitata, fatta vista un po' in chiave moderna, fatto con una pasta classica all'anciova, quella fatta con l'acciuga, il concentrato di pomodoro, l'acqua facendo sciogliere il concentrato nell'acqua e facendo cuocere il concentrato con l'acciuga. A parte si cucina la pasta e si fa un fondo di aglio, origano e buccia di limone. Il piatto viene composto con base salsa all'anciova, si salta a parte la pasta che possa essere uno spaghetto, un rigatone, una pennetta, quello che si vuole con acciuga, origano, olio, aglio e buccia di limone. Sul piatto si mette di nuovo la base della pasta all'anciova e la pasta viene messa sovrapposta su questa salsa. Il connubio di pomodoro, acciuga, limone, e origano fa sì che in un'esplosione di Sicilia che ti arriva in bocca.
Siamo giunti al termine di questo nuovo format di Canale 8, l'ospite della domenica, che ogni settimana cercherà di portarvi quelle che sono le esperienze di artisti di spessore della nostra Sicilia. Ringraziamo Tony Lococo per essere stato qui con noi. Grazie a voi e mi raccomando, mangiamo sano. Noi ci salutiamo, alla prossima settimana.